Salve a tutti ragazzi, da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 113 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers. Quest'oggi quarti di finale di Carabao Cup contro il Bristol City, poi match in Premier League contro il Watford per cercare di avvicinarci nuovamente al Manchester United e ultima partita della fase a gironi in Champions League contro il Bayern Monaco. Siamo già qualificati e anche in prima posizione, quindi in quel match di Champions League faremo turnover e andremo ad utilizzare tutti i giocatori che stanno giocando di meno e che in futuro potranno diventare futuri talenti, campioni. Quindi io vi chiedo di lasciare come sempre tanti bei pollicioni in su, di condividere e commentare. Andiamo a fare la formazione, attenzione perché giochiamo in trasferta. Non abbiamo recuperato al 100%, siamo costretti a scendere in campo così, fare anche un po' di turnover con Leighton in porta, Walker Peters, Adarabio, De Ligt, Alexander-Arnold, Ovieciaria, Regan Poole, Winchester, il centrocampo è inguardabile, in attacco Price, Ronaldo e Chongi, sostituti Muric, Ferguson, Valeri, Harper ancora incerottato, Rhys Brown, Leko e Azoro e ovviamente ancora incerottato Tyler Rose è infortunato per ancora 2-3 mesi, Connor Simpson. Va bene, chi perde saluta la competizione, non possiamo permetterci assolutamente di abbandonare questa competizione, vogliamo vincere tutto quest'anno anche se in Premier League è davvero tutto molto difficile. Il Manchester United massimo pareggio a qualche partita ma ancora imbattuto, 4-4-2, Bristol City che tenterà di eliminare il Forest Green. Ok, Bristol City che dà il via a questo match, eccolo. Parte il Bristol City, Alexander-Arnold va a marcare, sterza il pallone, è buono ma c'è un certo Adarabioglio che di testa le prende tutte. Eccolo il Bristol City che ci prova, chiusura di Alexander-Arnold e possiamo ripartire. Ovieciaria, molto bene, CR7 per Curl Winchester, ancora Curl, sterza molto bene. Curl Winchester alza la testa, trova Ovieciaria, Ovieciaria per CR7, la deviazione si salva, attenzione CR7 cerca di arrivare il portiere con i pugni, bravissimo Price, il tocco CR7 che poi la va a toccare a Chong, attenzione pallone sul secondo palo, il difensore di testa, ancora Ronaldo, Price a spazio, Price il portiere respinge e il difensore butta in rimessa laterale. Bristol City che ci prova allo scadere del primo tempo, Walker Peters la butta in fallo laterale, occhio stiamo sempre molto attenti, Price molto bene, il tocco a Regan Poole, benissimo, ancora Ronaldo la può tenere, il passaggio a Curl Winchester, ancora per Ronaldo, ultima azione di questo primo tempo con Ronaldo che non ha mai tirato in porta, mai pericoloso, non so cosa farvi vedere in questi primi 45 minuti. Le parti più importanti sono state le marcature di Adarabioglu, Ronaldo, Winchester, Forest Green che deve trovare assolutamente il gol. Non deve rischiare l'eliminazione, il passaggio a Chong, finta di Chong, cade Chong, tutto regolare, il passaggio a Ovieciaria, può tirare a giro come sa fare lui e palla che esce fuori. Prova il Bristol City, attenzione agli scherzetti, non usciamo da questa competizione, attenzione adesso ad Arabio, e il colpo di testa, non facciamo cavolate Leighton. Ronaldo, punta l'uomo, si accentra, di tacco, Regan Poole, Ovieciaria è un po' libero. Il tocco ancora a Ronaldo, finta di Ronaldo, prova il tiro di destro il portiere, grandi riflessi e adesso arriverà una sostituzione, rivediamo in campo finalmente il nostro Harper al posto di Curl Winchester. Price proverà a metterla in mezzo lui, vediamo un po' cosa ne viene fuori, attenzione a Chong, non stacca di testa il passaggio ad Alexander-Arnold che può andare sulla fascia, alza la testa ma non trova nessuno nell'area di rigore, quindi la va a toccare indietro proprio per Harper, c'è manca, non mi infortuna, mi ha infortunato di nuovo Harper, rialzati Harper, rialzati Harper. No, non ci posso credere, a terra Harper, di nuovo. Lo abbiamo rischiato e mi sa che lo dobbiamo salutare, ancora il portiere. Si è infortunato Harper, attenzione, pallone in mezzo, colpo di testa, era già infortunato. Esce Price, ottima partita, entra Jonathan Leko. Attenzione al Bristol City, attenzione al Bristol City.
Attenzione al Bristol City. Leighton, Ronaldo, Harper, Cora, Jonathan Leko cerca di infilarsi. Jonathan, numero nell'area di rigore, spazza il Bristol City, colpo di testa di Regan Poole, poi colpo di tacco, attenzione, Ovisiaria e il difensore ci ha messo il corpo, ancora Harper che ci prova, la deviazione, passaggio all'indietro, Regan Poole, provaci ancora, muro difensivo del Bristol City, si chiude molto bene, ancora, ancora, passaggio ad Harper, proprio lui, colpo di testa, 87esimo, pallone in mezzo con una mano, si continua, attenzione, Ovisiaria la mette in mezzo, deviazione, Jonathan Leko! Ho azzeccato la sostituzione, sempre lui, Jonathan Leko! E l'abbiamo sbloccato, ed è fatta, lì c'era un fallo di mano, si continua, Ovisiaria, pallone in mezzo, colpo di testa, mamma mia il portiere, grande Jonathan, grandissimo Jonathan, incredibile Jonathan. Bristol City, che nonostante sulla carta è molto inferiore al Forest Green, nonostante le riserve del nostro club, si è comportato benissimo. Dai che è finita, e finisce qui signori, passiamo il turno, i quarti di finale sono terminati, il Forest Green, mamma mia. Abbiamo sudato freddo, ma alla fine l'abbiamo portata a casa grazie a Jonathan Leko. Infortunio in allenamento per Phil Foden, ferita la testa, prognosi un giorno di stop, quindi salterà solo il match di campionato. Sorteggi effettuati, semifinali di Carabao Cup contro il Nottingham Forest e possiamo arrivare in finale contro o l'Everton o contro l'Arsenal. Nel frattempo il Manchester United ha già giocato la 15ª giornata di campionato, così come il Wolverhampton. Hanno vinto entrambe e quindi siamo costretti a portare a casa una vittoria per tenere solo il passo. Beh, un po' di sostituzioni le abbiamo fatte. Scenderemo in campo così con Leighton, Tyler Brown, Ferguson ad Arabio, io e Valeri. Al centrocampo Foden ha recuperato dalla botta alla testa in allenamento. Emre Can e Harper che ha recuperato finalmente al 100%. Leko, Azoro e Pulisic. I sostituti Muric, De Ligt, Alexander-Arnold, Tyler Rose ancora incerottato, Rhys Brown, Chong e Ronaldo. Non possiamo assolutamente sbagliarla, dobbiamo assolutamente vincere per continuare ad avere il passo incredibile del Manchester United. Questa è la formazione del Watford, speriamo non ci crei particolari problemi. 4 difensori, 4 centrocampisti, 2 attaccanti, classico 4-4-2, andiamo a vincere. Azoro dà il via a questa partita, signori, dopo 10 minuti voglio già l'1-0, Foden, subito, Foden, alza il pallone per Jonathan Leko, si infila nell'area di rigore, ancora Jonathan Leko! Jonathan Leko, signori che campione Jonathan Leko, signori che campione Jonathan Leko. Oh mio Dio, guardate cosa fa Jonathan Leko. A gattoni. 1-0, 2 minuti. Ma quest'anno arriva a 100 gol totali solo in questa stagione, incredibile. Ma come se l'è portato il pallone, come se l'è portato il pallone, bravissimo. Se lo porta avanti con il ginocchio e poi con il destro, anche se il portiere poteva far di più. 1-0, dopo 2 minuti, andiamo a fare il 2-0. Molto bene, Jonathan Leko, la tiene, Jonathan, sempre Jonathan. Tocco lungo per Azoro, bellissimo Azoro, l'aggancia molto bene Azoro, pallone che non si abbassa. Bello. Shot all'Eco. Il tocco a Pulisic. Pulisic al centro. Harper. Harper. Corner che batte il solito Foden. Ecco il pallone in mezzo ad Arabio. Yo. Stacco di testa. Impreciso. Punizione per il Forest Green. E anche ammonizione. Colpo di testa. E niente. Non riusciamo a fare i 2-0. Deviazione. Foden. Trova Jonathan Leko di prima. All'indietro. E colpo di testa. Poteva anche tirarla a volo. Pulisic. Si allunga il pallone. Rischiano qualcosina. Pulisic. Si abbassa. Il tiro. 2-0. Ha segnato lui. Dopo tantissimo tempo. Ha segnato lui. Harper. Incredibile. Ci mancava un centrocampista così. Pulisic. Pallone in mezzo. Deviazione con la faccia involontaria, poi tiro, molto fortunati. Eccolo qui, è ritornato e anche in gol. Jonathan, bello il passaggio, bello il tocco qui, 3-0, ha segnato Pulisic. Sì,
Partita conclusa. Sì, c'è andata all'eco. Subito il tocco di prima Harper. Di prima Harper, scavetto e va a fare l'assist. Oltre al gol, anche l'assist. Bel gol di Pulisic. Che bel giocatore questo, eh. Che bel giocatore. Secondo gol in Premier League. Ha segnato poco in Premier League. Signori, è entrato Tyler Rose ed è entrato Rhys Brown. Quindi cambiamo il centrocampo. Ritorna in campo il nostro Tyler. Eccolo qui, il nostro numero 16. Mamma mia, ci è mancato tantissimo. Attenzione, Emre Can stava per ammazzare il numero 15 del Watford. Corner, corner, Pulisic. Eccolo, il pallone in mezzo. Emre Can di testa. Il salvataggio sulla linea. Ma il colpo di testa poi è arrivato da parte di Adarabio. Io, eccolo qui che tiene il pallone. Il passaggio al nostro Rhys Brown. Ancora un pallone che filtra. Una deviazione ed è corner. Un Forest Green all'arrembaggio in questa puntata. Ha segnato Adarabio, io. Non è vero, ha fatto la rovesciata a vuoto e poi è arrivato l'autogol. Non lo so, non so cosa sia successo. Dobbiamo assolutamente rivedere il replay corner di Tyler Rose. Oh, la rovesciata di Adarabio, io, porta in errore il numero 28 del Watford, che colpisce involontariamente con il ginocchio il pallone e palla che si infila in porta. Vai, vai così. Dai, si continua a segnare, dobbiamo continuare a segnare, signori. Più gol facciamo meglio è, mettiamo paura un po' a tutti gli avversari. Ha segnato Azoro 5-0, ha segnato Azoro 5-0, ha segnato Azoro 5-0, signori. È il momento di essere un po' epici. 5-0, signori, Azoro, numero 26. Rivediamo, rivediamo, non vedo nulla, rivediamo, non vedo nulla. Il passaggio Tyler Rose, assist di Tyler Rose, assist di Tyler Rose. 5-0, sarà un problema editare questa partita, ma davvero un problemone. Bene, 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 tutto semplice, tutto facile in questa partita. Attenzione a Valery, riesce a toccarla, cade per un attimo. Azoro, il passaggio, Jonathan! Fuori gioco, no, non era fuori gioco. Ok, Jonathan, bravo Jonathan, sempre Jonathan, bravissimo Jonathan, il tocco. Azoro, nell'area di rigore, parata del portiere, erroraccio, Rhys Brown, incredibile, Watford, inguardabile, ha segnato Rhys Brown. Mamma mia, che difesa scandalosa, scandalosa. Dai che diventiamo l'attacco più forte del campionato e la miglior difesa pure, dai, 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 dai. Ultima azione, 6-0 per i Forest Green, Watford che cerca di tenere il pallone il più possibile per non prendere un'altra ripartenza pericolosissima. Jonathan Lecco regala il pallone, ormai fa beneficenza. Manca un minuto al termine, una partita semplicissima anche per colpa del Watford, che in fase difensiva ha commesso molti errori. Finisce qui 6-0, finisce l'agonia per la squadra avversaria. Teniamo il passo del Manchester United e del Wolverhampton. Eccola qui la classifica dopo 15 giornate. Attenzione, il Forest Green, nonostante tutti quei gol, non è il miglior attacco, perché il Manchester United incredibilmente racimola vittorie su vittorie, gol su gol. Davvero una squadra incredibile in fase offensiva. Miglior difesa per il Forest Green, 4 punti di distacco dai Red Devils. Dobbiamo assolutamente tenere il passo. Ma adesso ultima partita della fase a gironi contro il Bayern Monaco. Siamo già qualificati anche in prima posizione, quindi andiamo ad utilizzare tutti quei giocatori che hanno giocato pochissimo. Va bene ragazzi, vedremo finalmente in porta Pearson, 73 di overall, è cresciuto davvero in una maniera incredibile. In difesa Walker Peters, visto che comunque Tyler Brown può giocare anche titolare, quindi mettiamo anche qualche giocatore importante. Adarabio, Regan Poole, Valery concludono, completano la difesa. Ovviamente Tyler Rose e Rhys Brown a centrocampo, Price, Ronaldo e Chong. Ok ragazzi, vediamo solo le azioni più importanti, visto che questa partita non conta a nulla. Ronaldo ci prova, Ronaldo, deviazione, corner. Calcio d'angolo di Price, attenzione ad Arabio, io, vicinissimo al gol. No, 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 grande parata di Pearson, gran bella parata di Pearson, è la prima. Bella, ci prova il Bayern, ci prova il Bayern, Pearson ancora, gran bella parata di Pearson.
poi il gol del Bayern Monaco, ma Pearson comunque si è comportato abbastanza bene. Continua il Bayern. Perché vuole batterci in questa maniera? Io davvero non li capisco. Occhio Martins, velocissimo. Va a aiutare Walker Peters, pallone in mezzo. Ok, Pearson. Tyler Rose. Pallone lungo, Ronaldo, deviazione nostra. Price la mette in mezzo, 36esimo, non meritiamo attualmente l'1-0. E infatti pareggiamo con CR7, assist di Price su calcio d'angolo. Di tacco ancora, Tyler Rose, in mezzo a due, Tyler Rose. Mamma mia Tyler, mamma mia Tyler. Ok Ronaldo, finta. Bellissimo passaggio per Ovi, che sbaglia il tiro. Finisce il primo tempo, risultato giusto, 1-1. Passaggio a Price, molto bene. Ecco il passaggio, Ronaldo, molto spazio, il tiro fuori. Ok, guardate, entrano Azzoro, entra Harper. Facciamo entrare Winchester, quindi cerca una finta. Fallo, punizione. Occhio a questa punizione di Fernandes, perché abbiamo Pearson in porta. Butta fuori Valeri. L'azione non è finita. Ancora il tiro. 2-1 Bayern Monaco. Ha segnato Belotti. Sì. Peccato. Non volevo perdere questa partita, però troppo turnover. Harper. Bene. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Dai Chong, madonna. No, no. 3-1 Bayern Monaco, non ce la facciamo più proprio con le energie. Bailey, attenzione ancora lui. Non ce la facciamo più. Rigore, vai, che partita falsata, eh. Non meritavamo di perderla. E perdiamo persino 4-1 adesso. Ovviamente ci siamo addormentati noi. Fernandes contro Pearson, vediamo se è un pararigori. Tiro, pare rigore. Pearson sta per concludersi questa partita. Un risultato falso, perché sulla carta abbiamo creato sia noi che loro. Meritavamo il 2-2. Secondo me il risultato più giusto era 2-2. Alla fine è finita 3-1 e poteva finire anche 4-1 se non ci fosse stato in porta un certo Pearson. 27.850.000 per aver passato il turno in prima posizione. Benissimo, diventiamo sempre più ricchi. Ok, vediamo i vari gruppi e quali saranno le squadre che potrebbe affrontare il nostro Forest Green. Ci siamo piazzati in prima posizione, quindi affronteremo solo le squadre che si sono qualificate nella fase gironi in seconda posizione. Quindi nel gruppo A Barcellona e Roma possiamo affrontare la Roma, Manchester, Lipsia, possiamo affrontare il Lipsia. Qui l'Atletico Madrid, prima posizione per la Juve, che ha vinto la Champions League, quindi sono i campioni in carica. Benfica, l'Inter 5 vittorie e un pareggio. Qui il PSV, Eindhoven. Nel gruppo G l'Arsenal, che affronteremo nella prossima puntata in campionato. Il Milan, occhio, il Milan che lo scorso anno in Champions League ci ha dato particolari problemi. E quindi, nella prossima puntata probabilmente sapremo la squadra che affronteremo in Champions League, poi faremo 3 match di campionato e affronteremo l'Arsenal in Premier League, il Wolverhampton sempre in campionato per la seconda posizione, perché il Wolverhampton è in seconda posizione, e poi il Brighton. Attenzione che ci avviciniamo poi nel match contro il Chelsea. Secondo me vedremo nella prossima puntata il sorteggio, sperando di trovare squadre abbordabili. Ragazzi, io vi do un bacione e un abbraccione, ci vediamo nella prossima puntata. Peccato per l'ultima partita, però alla fine non ci serviva assolutamente vincere e abbiamo fatto riposare i giocatori più importanti. Un bacione, un abbraccione, ci vediamo nella puntata 114. Ciao a tutti!